se no se prendiamo questi li tagliamo un po' più sottile. Non li tagliamo a julienne perché sennò ci sono dei pezzi che vengono tagliati, cioè mi interessa la lunghezza del cipollotto, facendolo a julienne becchiamo i pezzi più piccoli che non mi interessano perché poi questi mi serviranno pure come decorazione del piatto. A posto. Olio. Mettiamo un po' di olio. Mettiamo il cipollotto dentro. Un po' di sale, pure qua una cottura molto veloce. Mettiamo un po' di brodo. Questo è proprio per raccogliere il caldo e per fare un po' di umidità che si ammorbidisce più velocemente il cipollotto. Mettiamo un po' la buccia di limone, bello fresco. Non avete paura di mettere un po' di buccia in più di limone che fa sempre bene. Cioè immaginate mela, sedano, limone, cipollotto, tutti gli ingredienti bello, sono belli freschi, no? Arrivino un piattino. In questo caso mettiamo pure qua la pellicola. Continuano a cuocere, proprio diventano morbidissimi perché sono caldi.